Lo confermo perché hai comunque il numero di una persona che si dà molto da fare e che io la descrivo come super intelligenza. Perché? Perché riesce a mettere insieme tante cose e a farle bene tutte. Eccoci qui, ciao carissima Marcella, tutto bene? Ciao, ciao Fabio. Sì, ciao a tutti. Tutti, Ciao a tutti quanti, tutti, tutti belli e brutti. tutti. Sono tutti belli, perché sono pochi gli uomini e le donne sono tutte belle. Quindi, Vero, vero, vero. ecco, dimmi una cosa, tu come stai? Bene, grazie. Tu? Bene, 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 grazie. Bene, bene. Allora, oggi, come ben sai, tu ti occupi di lettura delle date di nascita, se te lo ricordi, se te lo ricordi. E non solo, anzi, presentati un secondino, va, dai due delucidazioni in merito. Sì, esattamente. Leggo e interpreto le date di nascita e possibilmente avere anche i genitori aiuta ad aprire meglio il quadro e faccio anche i tarocchi, ecco, leggo i tarocchi da ormai 12 anni. Leggo le date di nascita e avere genitori aiuta. Leggo le date di nascita e anche quelle dei E genitori. quelle dei genitori, sì, intendevo quello. Lei mette sul tavolo i genitori e gli analizza, organo per organo. Fa anche gli esami del sangue e è esperta in radiologia, sappiamo. Possibilmente sì. Abbasso leggermente il volume, permesso. Allora, carissima Marcella, come in tutti i nostri incontri, gli ultimi incontri, tra l'altro metto anche il tuo numero di telefono, trovate tra l'altro anche qui sopra in Facebook come numero e anche qui sotto come per YouTube in questo caso, per un incontro a tu per tu con anche il semplice WhatsApp, quindi più facile di così non si può, io dico sempre un tastino per cambiare la vita. Allora, a volte è più la pigrizia che tutto il resto. Io qui ho Maria Rosa, se vuoi prendere nota già della data di nascita, è nata l'1 agosto del 1983. Ok, quindi Ok. Maria Rosa, nata il 1º agosto 1983. Sì, allora lei si presenta, buongiorno, non so se Maria Rosa Amore sia il cognome, perché io ho una... Vabbè, qui c'è la privacy, mi fermo con il ragionamento. Allora, lei dice perdite continue di soldi, nonostante, cioè lei è una delle pochissime che mette un commento oltre alla data di nascita. Continuo di soldi, nonostante faccio un lavoro che amo. Ho fatto la passione un lavoro, ma fatico a ingranare con trattamenti di cristalloterapia, creo gioielli con le pietre, se c'entro la famiglia madre e padre, se c'è, a chiedere se c'entra la famiglia madre e padre e nonni, insomma, ecco, tanto per parlare degli altri familiari, insomma, grazie di cuore, insomma, Maria Rosa. Bene, allora, io adesso, come sempre, ti lascio la tua lettura, prima il conteggio e poi il tutto il resto. Buona lettura. Ok, a dopo. Allora, cara Maria Rosa, tu chiedi se c'entrano i genitori o i nonni in queste tue dinamiche che hai descritto. È certo che sì. Tu sei
torniamo a parlare di nuovo di rimpiatto di un nonno, tra l'altro anche sacrificato. Cosa vuol dire? Vuol dire che tu ti stai sacrificando molto perché è come se questo nonno ti avesse lasciato il posto, perché ricordiamo che rimpiatto significa morire vicino alla nascita di qualcuno, quindi tu nasci, muore qualcuno. È come se questo qualcuno ti sta lasciando il posto per vivere il suo posto e quindi tu, se lui si sta sacrificando per lasciarti il posto, vivrai sempre un po' come in debito nei confronti di questo tuo antenato. E questo cosa porta quindi anche appunto ad avere delle difficoltà. Tu mi parlavi da quello che ha letto Fabio, di difficoltà economiche, che sebbene ti dai da fare, c'è sempre questa difficoltà che non arrivi a dire sto bene, perché appunto c'è questo sacrificio che tu è come se sei portata a dover fare. E, come dico sempre, ci sono comunque dei bei numeri anche che parlano del fatto che tu hai delle grandissime capacità. E come dicevi, io ho fatto del lavoro la mia passione, lo confermo perché hai comunque il numero di una persona che si dà molto da fare e che io la descrivo come super intelligenza. Perché? Perché riesci a mettere insieme tante cose e a farle bene tutte. Quindi anche il fare i gioielli, sì, però rimane questa cosa di non riuscire a raggiungere questo obiettivo, l'obiettivo di riuscire bene nel lavoro, riuscire forse anche bene nei sentimenti, perché ho un numero nei sentimenti che parla anche di persona che anche lì hai paura di perdere la persona che ami, quindi anche lì ti sacrifichi. Sarebbe da approfondire, da andare bene a sistemare questi abbinamenti che hai legati a questo nonno e forse non solo al nonno, però io ora, come dicevamo prima, vedo solo la tua data, e quindi anche a sistemarle per poter avere poi, riuscire a far vincere quel numerone che ti dicevo e avere successo, perché tu puoi essere il tuo miracolo. Ecco, questo volevo dire a Maria. Ok, Fabio? Stavolta il miracolo si è compiuto e ho aperto a distanza. Bravissimo, bravissimo. Avevo intuito che tu ci saresti andata in fase di chiusura, diciamo così. Beh, interessante, insomma, anche questa lettura che si è fatta. Allora, va detto, come hai detto tu, cioè, si può capire sì tante cose, però ovviamente un incontro tu per tu aiuta sempre la persona, Tanto, sì. Per perché questo vale non solo per lei, vale per tutti. Cioè, tutti, certo. noi, voglio dire, diciamo sempre: voglio cambiare, voglio cambiare, voglio cambiare. Poi, quando è il momento, ci boicottiamo per una chiamata, voglio dire. Quindi, allora, adesso ho un'altra data, una Ok. data di una mitica del lunedì sera quando faccio l'analisi delle date, ed è Simona Ferretti. Ok. Allora, Simona Ferretti nasce il 14 gennaio 1972, 72. Ok, allora ripeto, Simona Sì. Ferretti nasce il 14 gennaio 1972. 14, sì, scusa, hai ragione. Perfetto, perfetto. Ok. Benissimo, allora ti faccio andare in lettura. E, buona lettura, insomma. Sì. Allora, Simona. Io ti ritengo una persona molto giusta,
una persona che nelle amicizie può essere una buona consigliera e una persona che sa dare il giusto peso alle parole anche nei consigli e negli aiuti. Cos'altro dirti? Tu nasci da un nucleo, diciamo, freddo. Cosa significa? Che al momento del tuo concepimento, uno dei tuoi genitori non era completamente coinvolto. Cosa significa? Non l'amava o non lo amava? No. Significa che era distratto. Distratto da, poteva essere pensieri lavorativi, poteva avere dei pensieri a livello economico, di spese, quindi distratto o distratta, e quindi porta un numero a te freddo. Cosa vuol dire? Che tu nella vita cercherai il calore. Quel calore che è mancato lì all'inizio, nel nucleo iniziale. Cos'altro dirti? Nei sentimenti vedo che ti senti la seconda scelta. Cosa vuol dire? Che probabilmente questa tua freddezza, questo bisogno di ricerca di calore, ti porta anche un po' a svalutarti e sentirti la seconda scelta. Forse a volte anche tu ti metti un po' in posizione di seconda scelta, quasi come se tu non ti sentissi abbastanza. E questo da dove arriva? Arriva a volte da questa mancanza di, forse di sguardo, di attenzione della mamma o più probabilmente del papà, e che quindi non ti ha fatto sentire scelta, e tu ora stai alla ricerca di sentirti guardata, sentirti scelta. Potresti avere anche una difficoltà nel prendere le decisioni, nel decidere da che parte vado. Che non so, è meglio questo lavoro? No, è meglio quello? È meglio frequentare questo uomo? No, forse è meglio quell'altro. Questo è, si chiama conflitto di direzione, ma è un numero che anche questo scende, come dicevamo prima nella lettura precedente, noi siamo l'insieme dei nostri antenati. Quindi mi viene da dirti che può essere un'indecisione. Che aveva, per esempio, un tuo nonno che, non so, ha preso una decisione sbagliata, l'inconscio se lo ricorda, e come se ti stesse dicendo: aspetta un attimo prima di prendere una decisione, perché là qualcuno ha sbagliato, quindi ora è meglio che ci guardiamo bene. Però questo porta a stare ferma, quindi porta a una forma di stress, perché vorrei andare lì, ma no, no, meglio che vado là, però rimani sempre lì ferma, non vai né lì né là e non ti muovi. Come il carro dei tarocchi, infatti questo è il set che è il carro dei tarocchi, che quando però poi parte, Simona, vai a meta. Quindi, come dico sempre, bisogna essere molto sempre ottimisti perché si arriva a meta. Basta trovare il tastellino giusto da mettere a posto. Quindi chiamami. Ok, Fabio. Eccoci qui. Simona Ferretti, una storica che mi segue da anni, diciamo. Allora, bene, sono contento che hai, diciamo così, anche oggi contribuito con il tuo modo di fare lettura, insomma, ecco. Però c'è una domanda che non te la cava nessuno. Ecco. Proprio non te la toglie nessuno questa. Allora, cioè, hai parlato appunto di date di nascita, interpretazioni, via dicendo. In che cos'è che tu sai essere eccezionale? A parte tutto quello che ho sempre detto, che ormai diventa un disco rotto, soprattutto i compiti a casa, e
Io direi che sono anche eccezionale nel incentivare le persone al cambiamento e al rimanere costanti nell'obiettivo, nel non arrendersi, perché a volte ci si abitua anche a stare male, dico io, e quindi dici sì, voglio riuscire a fare il cambiamento, però se non arriva domani, allora rimango qua. No, no, bisogna insistere, costanza, pazienza, e si arriva ovunque, un passettino alla volta, si arriva ovunque. Quindi sono eccezionale anche nell'incentivare, nel motivare. Ecco, sono una motivatrice. Ho capito, una coltivatrice. No, Ascolta. motivatrice. Bene, e poi dicevi anche che uno di questi giorni passati dicevi che leggi le carte da 12 anni circa. Vero, sì. Bene, carissima Marcella, io adesso mi raccomando a tutte le persone che sono all'ascolto, ok? Stanno guardando questo salotto. Se volete, anche per i figli, cioè voglio dire, creare un mondo migliore. Adesso non è pensando al figlio della signora della casalinga di Voghera, cioè voglio dire, io sto parlando in generale del mondo che possa migliorare. Perché dicono l'importante è che tu lo lasci almeno come l'hai trovato il mondo. Non lo trovo assolutamente corretto, è solo di salvataggio, ma in realtà per il mio deve essere migliorato il mondo. Anche a parer mio, sono Sì, d'accordo. perché l'intelligenza ci è stata data per farne uso, voglio dire, Sì. cioè, sappiamo migliorare un albergo per creare una stagione migliore e non sappiamo migliorare il mondo, cioè non ci credo. Bene, io ti ringrazio tantissimo, aspetta che mi ha una roba impressionante. Grazie a te Fabio, anche se scappi. Ma veramente, cioè, è persino imbarazzante. Ti ringrazio tantissimo, dicevo, e ci vediamo insomma con la prossima settimana con una nuova lettura. Anzi, lasciate qui sotto i commenti un vostro commento puntuale, la vostra data di nascita completa e già che ci siete, mettete anche il nome e il cognome se non indicato nel nickname, mi raccomando. Un abbraccione grande, grande, grande. Da Fabio, perché stavo facendo il mio finale, da Fabio e dalla nostra amica Marcella. Ciao a tutti, Ciao, 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 totalmente, ciao. ecco qua. Vediamo cosa dice. Aspetta, aspetta, che cosa stai dicendo? Ciao. Senti questo, ma sì. Sentito cosa dici dalle tue parti. Scherza, un abbraccio a tutti, ciao ciao ciao. Ciao, ciao, ciao.